Biennale di Venezia, ci dici cosa hai fatto, cosa hai visto e cosa ne pensi? Allora, sono diciamo impegnata adesso con la mostra che c'è alla Querini Stampalia su Alvaro Siza, tra l'altro al quale oggi è stato assegnato il Leone d'Oro, quindi mi sto preparando per il weekend per vedere sia l'Arsenale che i giardini. Ho già sbirciato, ho visto delle cose interessanti, mi è piaciuto molto il padiglione del Canada, quello del Giappone che tra l'altro è stato premiato, però diciamo che in questi giorni ero impegnata su altri fronti, quindi esatto. Una domanda, Common Ground è un tema molto interessante, l'ho trovato anche molto diciamo interpretabile e interpretato bene. Il colore secondo te è più common oppure un linguaggio più individuale? Cioè un linguaggio universale o più individuale? Cosa prevale per te? Forse è più individuale, lo vedo più, anche la scelta dei colori, forse è più legato, lo vedo molto britannico, quindi mi dà un po' quest'idea, anche se poi nella scelta del carattere tipografico è forse più, accoglie di più quello che potrebbe essere un linguaggio comprensibile. E nel tuo lavoro che importanza ha il colore? Moltissima, tra l'altro io insegno packaging design. E quindi dove insegni? All'università del USV, l'Università Salesiana di Venezia e di Verona. E tra l'altro insegno ai ragazzi il codice del colore, come ci si esprime attraverso il colore, che ha un'importanza fondamentale. Tra l'altro uno dei libri monografici è proprio il piccolo libro dei colori di Pastoureau, quindi assolutamente il colore è fondamentale nella comunicazione, nel linguaggio e anche per colpire nella scelta di un prodotto, che poi il packaging è un veicolo importantissimo. Esattamente. Il tuo colore preferito personalmente? Il mio colore preferito personalmente è il rosso, perché è il colore della gioia, è un colore anche nell'infanzia, è il colore che ho scelto. Poi mi vesto prevalentemente di nero, però perché va bene per qualsiasi situazione, non si è mai stonati, però diciamo che il rosso è sicuramente il colore che mi colpisce anche nella comunicazione, nella scelta di un prodotto. Bene, allora grazie.